c'è e ci sarà accordo dall'inizio alla fine del percorso. Io sono soddisfatto del clima, delle interlocuzioni avute fino ad oggi. Siamo qua a presentare tre nomi ufficiali del centrodestra, partendo da un presupposto: non siamo qui a imporre niente a nessuno. La storia degli ultimi 30 anni delle elezioni del Presidente della Repubblica è lì da vedere dal 92 ad oggi. È una storia che ha sempre visto il centro-sinistra o la sinistra protagonisti. E quindi, come in questi 30 anni la sinistra ha ritenuto, avendone i numeri giustamente, di proporre e poi di fare eleggere dei candidati di un'area culturale ben precisa, dopo 30 anni penso che sia diritto dell'area liberale, conservatrice, moderata, identitaria, che è maggioranza nel paese, maggioranza seppur relativa in Parlamento, di avanzare delle proposte. Adesso faremo i nomi sperando che vengano accolti con voglia di dialogo, perché io sto incontrando tutti e continuerò a incontrare tutti, però è una voglia di dialogo abbastanza bizzarra, quella di qualcuno che dice: sono disposto a dialogare sui miei nomi, basta che non mi portiate nomi dell'area culturale del centrodestra. È un dialogo sui generis. Io mi siedo a dialogare ascoltando tutti, creando ponti, offrendo proposte, profili di alto livello. Delle tre persone di cui parliamo oggi, Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio, non penso che nessuna delle tre abbia una tessera di partito in tasca, molto, molto banalmente. Quindi non sono organici a nessun partito, ma hanno ricoperto incarichi, da Marcello Pera, che è stato vicepresidente del Senato, oltre che docente, presidente del Senato, docente universitario, filosofo, saggista. Letizia Moratti è stata sindaco, è stata ministro, è stata presidente della RAI, è stata sindaco della mia Milano, portando a Milano l'Expo, creando rapporti internazionali che a Milano e all'Italia servono e valgono ancora oggi. È attualmente, senza appartenenza di partito, vice governatrice e soprattutto assessore alla sanità di una regione che più di altre ha combattuto il Covid. Carlo Nordio è uomo di legge, è uomo liberale. Noi con questo vogliamo formalizzare un percorso che ha nel dialogo e nella voglia di dialogo e di chiudere in fretta il nostro obiettivo. Questi non sono candidati di bandiera. Non abbiamo tempo per giochini politici, per mettere avanti Tizio per poi recuperare Caio. Queste sono personalità di altissimo profilo, senza una tessera di partito in tasca, che pensiamo potrebbero rappresentare e possano rappresentare l'intera comunità italiana al meglio,